Mattina vi racconto di nuovo un po' di vlogging di questo tour 2023 del Sunshine Gospel Choir. Maglietta con logo, felpa. Abbiamo un rientro clamoroso. Sto riprendendo la Les Paul anche live, massime soddisfazioni. Bella la PRS, però la Les Paul, ragazzi, è un altro pianeta. E niente, vi porto in giro con me, Ivrea, Biella, Piazza San Carlo, con non so quante migliaia di persone ci fossero, e vi racconto un po' di cose in viaggio. Fatto già la curva, eccoci. Soundcheck del coro, tutti ancora in borghese, senza divisa, con Bruno, tecnico luci, che sovrintende al tutto. Qui abbiamo regia audio e video, una roba che non vi faccio vedere spesso. Quella è la regia video e luci, e questo è il mixer audio Allenit, 96 canali, un Mac che, non devo essere sincero, non so cosa serva. E qui, attenzione. Attenzione, lo faccio o non lo faccio? Lo faccio o non lo faccio? Canale chitarra, alzo. Niente, sono troppo buono. Holy infant, holy infant.
Giulio! Questo era l'intro del concerto live, proprio durante la serata. Ho messo la fotocamera dell'iPad, tanto il pezzo non dovevo leggerlo. E adesso invece vi faccio vedere il prima. Qua abbiamo il nostro fonico mitico Claudio Pittetti, che tutte le sante sere ci delizia con Sade prima del concerto. Michele, che mangia seduto sulle pedane. Compare la sagoma di Paolo Gambino. Vi faccio vedere dietro il sipario la gente che sta arrivando, un po' alla chetichella. Tra poco si parte. Abbiamo queste luci blu, un po' nightclub dietro, tenere il palco all'oscuro. Qua abbiamo il setup di Paolo Lemmond con il pianoforte digitale Yamaha. Adesso vi faccio un mini tour, ma le cose più o meno sono sempre le stesse. Quello che è cambiato è il mio setup, perché per queste 4-5 date nel nord Italia ho deciso di riportare in auge la Les Paul e la Telecaster. E un'altra storia, ragazzi, la roba vera è bella, la PRS, ve l'ho detto all'inizio, è una figata pazzesca, però quando poi attaccate la Les Paul e la Tele avete proprio i suoni, quelli lì che sentite nei dischi dei big, è veramente uno spettacolo. Setupino di Michele, morigerato, cassa 4x10, ce l'ho sempre a un metro di distanza, c'è il pavimento che vibra normalmente. Per farvi capire i volumi a cui suoniamo, testata Mark Bass, scusate l'inquadratura, è uscita un po' così. C'è anche un compressore, un DBX 160A, se non vado errato, bottiglietta d'acqua, qua iconi che mi fanno vibrare lo stomaco per 2 ore circa. Il basso bellissimo, Umberto Mari, liutaio rinomato di Torino. La sua pedaliera, non sto a elencarvi le cose, volumi, filtri, preamplificatori, chorus, microsintetizzatori, tutte cose micidiali. Quell'affare lì fa un casino mostruoso quando lo accende, perché tira su medie per lo slap, medio acuti, e viene su un pandemonio ogni volta che lo usa. Quando suoniamo in cuffia devo sempre farmi abbassare il basso, perché è veramente devastante. Qua abbiamo la mia roba, nulla di nuovo sotto i ponti, soliti pedali di sempre, ma adesso ci giriamo e vi faccio vedere le due chitarruzze che sono tornate in pista, la Les Paul e la Telecaster, che vi dicevo prima, le avete già viste sul canale, nulla di nuovo, però suonare era tanti anni che non usavo la Les Paul e devo dire che c'è una grande differenza, molto molto tridimensionale, molto più grosso il suono, è veramente veramente divertente. Eccolo qua. Qui di fianco, come vi ho già fatto vedere altre volte, c'è invece il Mesa,
Questa volta microfonato con un 609 che non amo particolarmente, però va bene lo stesso, il suono si tira fuori senza problemi. Di fianco, vedete che non lo metto dietro in modo che in sala non ci siano problemi, perché i volumi dove c'è la band sono, devo dire, notevoli. E così il fonico è tranquillo, ci sono le tende davanti vedete, dei sipari, le quinte, scusate. Io lo sento perfettamente perché è vicino a me, però in sala non disturba e quindi possiamo suonare tutti tranquilli e sereni. Sei pronto? Sei carico? Sì, farò la pipì. Nella sua cassa. Non la farò stasera. Perché ho paura che non ci sia. Niente sala, sono al secondo bottone, ce la faccio. Qua, viaggio in pullman, visione dal lato autista. Mi sono messo davanti per una volta. Normalmente sto dietro, questo giro, la fermata era comoda, mi sono parcheggiato davanti. Sto bello largo, di solito sono allo strettissimo, ma appena arrivati in teatro, ragazzi, abbiamo corrotto Mario Bracco, il batterista, anche lui ormai dei nostri, con il punch, foto di rito, e adesso siamo più caldi sicuramente. Però a me, Michele, ricordateci così, intirizziti dal freddo, con due paia di pantaloni, tre paia di calze, berretto, sciarpa, otto strati e le mani che ovviamente sono inamovibili a 3 gradi al gelo fuori in Piazza San Carlo. Un abbraccio a tutti, ciao!